Buongiorno a tutti, volevo ringraziare innanzitutto la Wilca per l'invito al vostro Consiglio nazionale. Ovviamente vi porto i saluti del nostro Presidente Luigi Abete e del nostro amministratore delegato Andrea Munari. Ringrazio Massimo per l'invito, con Massimo abbiamo fatto una lunga strada di confronti. Devo dire con un sindacato che in BNL è sempre stato comunque un sindacato di casa, in quanto mi piace ricordare il vostro ex segretario che è stato Porino e che era un nostro dipendente. In questo breve saluto volevo portare l'attenzione su un problema che oggi stiamo vivendo ancora di più vista la situazione della pandemia, che sta continuando a creare molteplici problemi di carattere non solo umanitario, medico, ma ovviamente anche economico, e che quindi sta ovviamente provocando all'interno del nostro paese, ma nell'intero mondo, tantissime, tantissime situazioni di disagio. Quella che volevo affrontare velocemente con voi come saluto a questo Consiglio nazionale era il problema della formazione giovanile e quindi dell'incontro tra le problematiche scuola-lavoro che oggi vedono l'Italia purtroppo primeggiare non certo per una situazione positiva, ma per numeri che negli anni sono andati via via peggiorando. Soprattutto come abbandono scolastico e come soprattutto capacità della nostra scuola di dare soluzioni e continuità ai giovani nel mondo del lavoro. Se noi pensiamo che oggi ci sono oltre 1.200.000 disoccupati giovanili e ci sono 700.000 circa posizioni scoperte su posti di lavoro e che questo mismatching non riesce a incontrarsi, questo già primo dato la dà sicuramente lunga come indicazione. Sicuramente questo è frutto di una politica che ha visto in questi anni calare tantissimo gli investimenti nella spesa pubblica riguardo la formazione. Noi rispetto agli altri paesi, sicuramente, soprattutto se ci confrontiamo alla Germania e alla Francia, la nostra spesa per la formazione è di parecchi punti inferiore a quella dei paesi maggior concorrenti per la nostra industria. Quindi sicuramente ci auguriamo e io spero che con la prossima manovra e sfruttando le risorse che arriveranno dall'Europa, l'investimento sulla scuola italiana, sulla formazione italiana, ci permetta di recuperare quel gap che negli anni scorsi invece ha visto tagli che arrivavano al 40% nella nostra formazione contro un 5, massimo 20 di Francia e Germania. Oggi però abbiamo una grande opportunità, l'opportunità ci è fornita dai fondi europei che potranno essere utilizzati dal nostro paese. Io mi auguro che una buona fetta di queste risorse venga indirizzata alla formazione, alla scuola, in modo tale da permettere ai giovani di indirizzare correttamente la loro formazione e quindi anche poi alle aziende di avere la possibilità di coprire le loro necessità sui lavori del futuro e quindi permettere all'Italia di riposizionarsi e di abbattere il divario sulla disoccupazione giovanile. Con questo augurio ancora vi ringrazio dell'invito, vi auguro un buon proseguimento dei lavori e ancora un caro saluto a Massimo e che ringrazio ancora per l'invito a questa giornata. Grazie a tutti e buona giornata.